E adesso una domanda. Che cosa ci ha portato il Natale? Le solite cose, festoni colorati, pioggia e influenza. Una vera epidemia. 13 milioni di italiani a letto, un italiano su 4. E 5.000 sono passati a miglior vita. Le strade, le fabbriche, gli uffici, i mercati si sono mezzi vuotati. A riempirsi sono stati gli ospedali, doppi letti dunque, anche se le cliniche sono sempre le stesse. Quando Mao starnuta, dice un proverbio inglese coniato da poco, il mondo si ammala. Infatti, l'epidemia di quest'inverno è nata a Hong Kong nel luglio del 68, un anno e mezzo fa. Ha impiegato 18 mesi per arrivare in Italia, ma in compenso ci ha colti del tutto impreparati. Adesso che è quasi passata, è risalita al nord, ha varcato le Alpi, possiamo fare il bilancio. Negativo, senz'altro. L'influenza non è pericolosa? E chi lo dice? Non bastano sciroppi e supposte, gocce e iniezioni che vengono dopo. Occorre fermare il virus prima che arrivi. Ma come? Col vaccino che c'è in qualche paese fuori d'Italia è stato distribuito, tenuto conto che il ceppo dell'influenza è quasi sempre lo stesso. Prevenire, insomma, non soltanto reprimere. Senza contare il pericolo di ricadute. Staremo a vedere. Fra 2 anni, fra 3, il girotondo ricomincia. Pensiamoci in tempo.